Ben ritrovati amici di Mondo Primavera, è andato in archivio un altro weekend di calcio giovanile. Prima però di guardare quali saranno i prossimi impegni, è necessaria un'analisi sommaria di ciò che è accaduto nei due più importanti campionati Under 19 italiani. Era da un po' di tempo che non si assistiva ad un Primavera 1 così equilibrato, dove a fare da padrone sono tre squadre, Juventus, Roma e Frosinone, tutte e tre appaiate in vetta alla classifica con 20 punti. A completare il quadro relativo alla zona playoff troviamo il Sassuolo, ancora imbattuto, il Bologna ed infine il Lecce, con i Felsinei che si sono aggiudicati lo scontro diretto, vincendo per 1-0 in terra salentina. Sesto risultato utile consecutivo per l'Empoli, che strappa un punto d'oro in casa del Frosinone. Male invece l'altra Toscana, la Fiorentina, ma anche il Torino. Se da una parte i ragazzi di Mister Aquilani infatti sono incappati nella terza sconfitta consecutiva, i Granata invece dopo il derby hanno collezionato solamente un punto nelle ultime quattro gare. Trovano finalmente per la prima volta la vittoria sia Inter che Udinese che vincono per 1-0 rispettivamente appunto contro Fiorentina e contro la Sampdoria che appare essere una delle squadre più in crisi in questo inizio di campionato. Come fanalino di coda troviamo il Cesena con 4 punti. Ma adesso passiamo all'analisi del campionato di Primavera 2, un campionato che negli ultimi anni, ma anche in questa stagione, ci sta regalando tanti gol e tante emozioni. Partiamo dal girone sicuramente più competitivo, dal girone A, dove in vetta alla classifica troviamo appena 5 squadre in 3 punti. Le tre nuove capoliste di questo girone, complice la sconfitta della SPAL contro il Monza, sono Genoa, Parma e Venezia, con i lagunari che nonostante i 120 minuti in Coppa Italia hanno vinto per 1-0 contro la Cremonese. A 5 punti dal Monza troviamo il Como, che ha ritrovato il sorriso battendo per 4-1 l'Albino Leffe. L'Albino Leffe che non riesce a dare seguito alle due vittorie consecutive. Bene anche la Feral Pisalò, una delle squadre neopromosse più in forma, con i Leoni del Garda che hanno vinto per 2-1 contro la Reggiana. Infine, in zona playout troviamo il Pordenone e il Padova, con i biancoscudati che sono ancora a secco di punti in questa stagione. Passiamo invece all'altro girone, il girone B, al girone in cui sono state raccolte le squadre provenienti dal centro e dal sud Italia. Abbiamo una nuova capolista, complice infatti la sconfitta del Pescara in casa del Perugia, il Benevento è la nuova capolista del girone B. Vittoria importante in casa della Lazio, una Lazio che appare essere ormai in caduta libera. Però attenzione, gli sguardi sono rivolti alla prossima giornata dove le streghe affronteranno in uno scontro diretto importante il Pisa. Il Pisa che vincendo per 1-0 contro la Salernitana non solo ha dato seguito alla propria striscia di vittorie consecutive, portandole a ben 5. D'altra parte, la squadra di Mister Masi avranno un'occasione ghiotta contro il Benevento per cercare di insediare appunto il primo posto. A completare la zona playoff troviamo la sorpresa viterbese e anche una new entry, ovvero l'Ascoli. Come detto, a metà classifica troviamo anche la Regina in piena caduta libera con i Granata che dopo un buon inizio di stagione, suggellato da due vittorie consecutive, non stanno riuscendo a riprendersi. Invece, infine, in zona playout troviamo la Virtus Entella e la Ternana, due squadre che sicuramente stanno attraversando dei momenti diversi. La Ternana ha un punto. Non, addirittura non ha mai vinto in questa stagione. Dall'altra parte invece troviamo la squadra di Chiavari che ha trovato un pareggio in extremis per 3-3 nel derby contro lo Spezia.